che si terranno nei vari lunedì prossimi futuri qui a Palazzo Ducale, sempre sul tema, come avete visto annunciato, della città come laboratorio di democrazia. Noi genovesi abbiamo recentemente praticato i riti della democrazia cittadina, almeno nella prima fase della campagna elettorale che ha portato al rinnovo, diciamo, del nostro personale amministrativo. Devo dire però che mentre noi facevamo questo atto, che è sempre un atto democratico, a Barcellona, tra sabato e domenica scorsa, si è tenuto un importante convegno che si chiamava Fearless Cities, città senza paura, che era un incontro in cui ancora una volta nella città catalana emergeva quel fervore di civismo che è l'elemento portante della nostra conversazione e per cui nella breve introduzione che andrò ad ammannirvi, e vi garantisco sarà breve, tornerà più volte. Ho citato deliberatamente la conferenza, il convegno che si sta tenendo, cioè si è tenuto giorni scorsi a Barcellona, perché la tematica, la nuova tematica della ripresa del ruolo delle città parla con un forte accento catalano. Alla fine degli anni Ottanta, l'alcalde, credo che si dica così, l'alcalde di Barcellona, Pasqual Maragall i Mira, dichiarava che l'Europa ha bisogno di militanza civica. L'anno scorso, intervistata da un mio collega di Micromega, Giacomo Russo Spena, l'alcaldessa, io non so se si dice al femminile, chiedo all'architetto che mi corregga nel mio poverissimo spagnolo, in questo caso catalano, l'alcaldessa di Barcelona, che è Ada Colau, diceva che questa epoca sarà l'epoca delle donne e delle città. Avendo io tre figlie, auguro che anche per la prima branca della centralità dell'epoca vada come dica l'Ada, ma certamente questa epoca presenta una forte presenza del ruolo cittadino. Sempre negli anni 90, altri due importanti esponenti della cultura barcellonese e catalana, che si chiamavano Jordi Borja, che era il direttore di Ciudades, e Manuel Castells, che insegna all'Università di Catalunya, oltre che a Berkeley, presentando un report alla conferenza Habitat dell'ONU 1997, dicevano che le città sono diventate un punto di straordinario dinamismo per quanto riguarda gli aspetti politici, culturali, economici, sociali e mediatici. Quindi dicevo, il tema su cui noi vogliamo riflettere è proprio questo, del nuovo ruolo, del riconquistato ruolo della città in questa fase storica che ci troviamo ad affrontare. Con una considerazione, che mentre nella parte più vivace del nostro continente le città sono tornate ad essere protagoniste, purtroppo nel nostro paese questo protagonismo delle città non si riscontra o non si riscontra nella misura adeguata. Per cui le conversazioni che noi andremo a fare all'interno di questa iniziativa di Palazzo Ducale e che vedono oggi la presenza dell'architetto Capdevila Arús, che ci parla del problema dello spazio pubblico nella città laboratorio di democrazia, sarà seguita lunedì prossimo da una conversazione con il professor Veneri dell'Ocse, che invece ci parlerà delle città come luogo di specializzazione produttiva e competitiva di territorio, per poi concludere con il professor Patrick Le Gallet di Sciences Po di Parigi, che ci parlerà della governance delle città. Questo è un po' il quadro di questa nostra conversazione, che nasce da una parte da un'esigenza di informare, ma dall'altra dal desiderio
dal desiderio di porre questo problema, e cioè questo ritardo della nostra cultura, certamente nazionale, ma lasciatemi dire anche genovese. Noi abbiamo avuto una campagna elettorale in cui abbiamo sentito molti temi abborracciati, ma non abbiamo mai avuto un vero e proprio discorso su quello che è il focus della città. Abbiamo avuto tanti discorsi impressionistici, tanti anche luoghi comuni. Questo è un problema che noi dobbiamo affrontare. Recentemente il direttore del Ministero delle Regioni Italiane, Giovanni Vetritto, che sarà, se avete visto i programmi, sarà una delle persone che animeranno alla fine del ciclo una tavola rotonda a cui cercheremo di tirare i fili di questa nostra conversazione, in un report che ha fatto scriveva queste parole, che mi permetto di leggerle perché sono molto chiare e molto utili per il nostro ragionamento. Scrive Vetritto, che è appunto, come dico, il direttore del Ministero delle Regioni d'Italia. Le città sono diventate il polo di traino dei sistemi economici nazionali, i loro principali hub di sviluppo, nel duplice senso della crescita economica e del mantenimento di sostenibili sistemi di inclusione sociale. Stanno in larga misura mancando l'appuntamento col nuovo ruolo che la modernità segna loro, le città italiane. E poi aggiunge: per quanto riguarda il PIL e per quanto riguarda l'occupazione, le nostre città sono uno dei soggetti meno propulsivi rispetto al panorama delle città europee. E questo è un problema che deve soprattutto interessarci, preoccuparci e su cui bisogna riflettere. Cioè, noi siamo terribilmente in ritardo e la cosa è particolarmente singolare perché questo è il paese che inventò la tradizione civica. Se andiamo a sentire quello che grandi sociologi e studiosi del pensiero, soprattutto di cultura anglosassone, ci vengono raccontando, penso per esempio a Quentin Skinner, ma penso anche a Robert Putnam, è l'Italia che è la patria del civismo a scartamento urbano. Purtroppo questa grande tradizione delle città medievali, la prima città che comincia a darsi un reggimento consolare è la Pisa nel 1084. Ecco, questa grande tradizione che poi vediamo a Arezzo, vediamo a Firenze, vediamo a Bologna, vediamo a Milano, Genova no, Genova si è sempre tenuta un po' marginale rispetto a questi processi, è andato completamente perso. Oggi noi non siamo più un luogo dove si sviluppa democrazia civica e per questo abbiamo bisogno di avviare una riflessione ed è per questo che abbiamo bisogno di contributi come quello che sentirete stasera. Perché nella tradizione catalana e soprattutto nell'ambito di quello che è lo studio di architettura che fa riferimento al nome di Oriol Bohigas, sono stati sviluppati tutta una serie di ragionamenti che sono alla base di quel primo grande fenomeno che è stato il piano strategico di territorio che nel corso degli anni Ottanta ha rilanciato una città che era affetta da processi di deindustrializzazione né più né meno di come li stiamo vivendo noi. Robert Hughes, che è il critico d'arte di New York Times, in un libro molto bello che si chiama tra l'altro Barcellona, scriveva a proposito di quello che ha rappresentato lo studio Bohigas per l'avventura catalana, scriveva queste parole: la Barcellona di Porcioles era basata sulla zonizzazione, ossia sulla suddivisione in quartieri destinati a usi specifici. Negli anni 90 la nuova amministrazione, sotto la guida del suo esperto di urbanistica più prestigioso, l'architetto e storico Oriol Bohigas, ha imboccato una strada diversa. Barcellona, disse Maragall, Maragall era il sindaco a cui facevo riferimento prima, doveva decentralizzare la città e questo significa rinunciare alle zone e puntare su una città in cui coesistono tutte le attività. Con queste parole Maragall non intendeva dire che l'amministrazione avrebbe riportato le fabbriche nel Barry Gothic, ma che il centro non avrebbe dovuto essere soltanto una vetrina. Non doveva essere una vetrina a spese della periferia e che tutte le aree degradate informi andavano recuperate. L'obiettivo era in sostanza quello di riaffermare le esigenze del Barry, che era l'unità sociale tradizionale, molti quartieri erano stati antichi villaggi attorno a Barcellona. Ora, se noi travasiamo queste parole di Robert Hughes nel caso nostro, secondo me dovremmo dare una cittadinanza onoraria
al sindaco Pasquale Maragall. La grande Genova che noi abbiamo conosciuto a partire dal 1926 nasce da un'operazione artificiale di fusione di tutta una serie di piccoli comuni, soprattutto a Ponente, le antiche società operaie che a un certo punto vengono annacquate nella grande Genova anche per un evidente controllo sociale. Ecco, questi ragionamenti che vengono fatti in Catalogna, ebbene, sono particolarmente preziosi proprio per recuperare anche noi un'idea di città che non abbiamo ancora saputo costruire. E per cui io chiedo oggi al nostro relatore di poterci travasare un po' di quello spirito che, di una città che poi dal punto di vista dell'ethos non è molto diversa dalla nostra. Noi genovesi non siamo così diversi dai catalani, anzi forse siamo cugini. Ma che ci racconti dello spirito di questa sua città che ha segnato questo fatto pionieristico che poi si è tradotto nei piani strategici di Lione, di Stoccarda, delle 50 Eurocities che sono uscite dalla frazione fordista, dalla deindustrializzazione, con dei progetti che nascevano soprattutto dal milieu democratico come grande discussione pubblica attorno alle scelte relative al comune futuro. E io credo che così facendo, oltre allo spirito della sua città, ci testimonierà anche lo spirito di quello straordinario personaggio che è, credo posso dirlo, il suo maestro, e cioè Oriol Bohigas, che credo l'ultima volta che sia venuto a Genova fu quella volta che, quando ancora io ero nella facoltà di architettura, venne invitato per una manifestazione che si chiamava i 7 più importanti architetti over 70, e uno di questi era Oriol Bohigas, tra l'altro presentato dall'architetto Gabrielli. Ebbene, Oriol Bohigas incominciò una sua straordinaria relazione guardandoci tutti con quella fierezza catalana che io vorrei definire repubblicana e disse: io sono venuto qua, ma a me non interessa minimamente parlare di architettura, io voglio parlare di politica. Ecco, in questo senso io passerei la parola all'architetto che proseguirà il nostro ragionamento. Grazie. Buongiorno, come ha detto il professore, io sono qua in rappresentazione dell'ufficio MBM Architects a Barcellona, fondato da Bohigas. Evidentemente Bohigas è stato il che è stato richiesto per venire a fare questa presentazione, però evidentemente per la sua età, che ha circa 91 anni, è molto lucido, però già non gira per viaggi di fa 4 anni. Doveva venire Francis Wall, mio socio, diciamo un po' coetaneo, però per problema di salute non ha potuto venire. Io sono qua un po' in sostituzione di questi due personaggi, lo quale mi onora moltissimo, e aspetto che i miei racconti e le mie opinioni servano lo stesso che come sia stato il primo di questo. Veramente mi onora moltissimo poter stare qui in rappresentazione di Oriol Bohigas e di Francis Wall per raccontare una storia, diciamo, che qualcuno, soprattutto in Italia, no? Si parla del modello Barcellona. Io penso che non si può parlare del modello Barcellona, si deve parlare del pensiero di Barcellona, che come si arriva a queste cose sicuramente, che un pensiero, come diceva il professore, che diceva Bohigas, che è meglio parlare di politica che non di architettura, perché tutte queste situazioni le risolve la politica, lo risolve i cittadini e lo risolvono gli amministratori, che devono gestire le tracce amministrative e politiche di come si deve sviluppare una città. Come premessa importantissima, dobbiamo dire che la Barcellona degli anni 80 era una Barcellona grigia, di color grigi, perché noi stavamo uscendo dalla dittatura dei 45 anni con questo fatidico personaggio che era Franco, che solamente aveva fatto servire la Catalogna come far portare la gente a vivere a Barcellona per il sviluppo industriale che generava lo sviluppo di carattere generale della Spagna. Pertanto siamo messi in una città poco sviluppata, con problemi, diciamo, di limiti importanti, una città dove la caratteristica di diversi, diciamo, quartieri, non più quartieri, quasi paesi che ci c'erano al fianco suo era abbastanza importante, e che si doveva fare qualcosa.
come si comincia a fare una cosa di questo? Diceva il professore De Pasquale Maragall, prima di Pasquale Maragall c'era un altro sindaco, diciamo, che è stato il primo sindaco della nostra democrazia, a Barcellona, del Partito Socialista, che era Narcís Serra, che dopo ha lasciato il carico per andare a fare politica al governo generale. Questo è stato il vero impulsore, diciamo, di qual era il bisogno e le necessità della nostra città di Barcellona, una città che tantissimi anni non si faceva nessun investimento, dove si soffriva la mancanza di spazio pubblico e dove si deve mettere una regola insieme tutta una serie di situazioni che si devono controllare. Questo lo fa della mano del mio socio, maestro, amico, che è Oriol Buigas, ha depositato la sua fiducia insieme a tantissimi altri architetti barcellonesi che hanno partecipato in questo grande cambiamento. Pertanto il punto di partenza, diciamo, è un punto di partenza un po' particolare, diciamo, non è il punto di partenza di oggi Genova, non è il punto di partenza di ieri Parma, non è il punto di partenza di fa tanti anni Napoli, diciamo, era un momento di voglia, un momento di necessità, un momento di pochi soldi e un momento di molta voglia di risolvere i problemi dei cittadini, perché Barcellona è una città con il suo centro, con il suo, la prima espansione importante che è l'Eixample, molto riconosciuto per tutti voi italiani, e con una periferia disastrosa, come potevamo vedere nelle seguenti immagini. Questo si deve prendere. Questo è il piano, un piano, diciamo, di Barcellona, un po' che si vede oggi più o meno come è stato il risultato finale delle operazioni che sono state facendo, che dà un po' la risposta a di come facciamo il passo indietro, no? Di come erano prima. Questa era la nostra periferia a Barcellona, era di questi ordini. Il risultato quasi dell'autocostruzione, quando arrivano i costruttori a costruire a beneficio economico proprio, dove non c'è nessun controllo, non ci sono servizi, non ci sono, diciamo, nessun tipo di attrezzatura, e dove alla fine si vede che si deve fare qualcosa di importante se noi vogliamo integrare questa periferia al tessuto urbano consolidato e migliorato che si deve fare. Queste sono altre immagini per dare, sono questi contenitori di case dormitorio fatte in diversi punti della città, dove si può vedere che dove non ci sono, non c'è spazio pubblico, non ci sono attrezzature, non ci sono servizi, solo ci sono la gente che va a dormire e abitare e niente di più. Questa è la nostra Barcellona, veramente fa ragionare abbastanza e trovarsi come si risolve questo disagio, no? Questo regalo che ci hanno fatto e che chi amministrava prima che noi, diciamo, la città. Altri punti un po' più, sempre un grande problema che oggi è il grande cantiere che si sta facendo a Barcellona, che è la Piazza de las Glorias, dove si, secondo Cerdà, il pianificatore della trama Cerdà, dove deve diventare il nuovo centro della città, sempre è stato un autentico casino, un ingresso alla città, una uscita, tutto sono autostrada, gallerie, ponti, e si vede che è una cosa che non funziona, chi abita qua è impossibile che abiti bene. E di qua, di tutto questo elenco di situazioni, diciamo, il professore parlava del piano strategico, io voglio parlare di più di piano di bisogni, piano di necessità e piano di criticità, sicuramente, perché come che non c'era, diciamo, sicuramente la realtà anche economica, anche di gestione iniziale, però sì che c'era la voglia di velocemente fare molte cose, non si fa un piano strategico, sino si fa una localizzazione dei punti dove si deve attuare. Perché? Per poter arrivare a mettere a posto la situazione urbana, fare una ricucitura sicuramente di lo che oggi c'è senza lasciar perdere l'assistenza, perché cosa dobbiamo fare per migliorarlo, e soprattutto mirarlo sempre guardandolo dal punto di vista del pubblico, mai dal punto di vista del privato, mai dal punto di vista del fabbricato come contenitore di una proprietà, sino del fabbricato, sino come contenitore di un spazio pubblico che deve essere chi alla fine permette sviluppare l'attività ludiche, l'attività di rapporto, l'attività di socializzazione e il contenitore di funzioni per dare risposta alla società che abita in questa città. Di questa mappa, diciamo, alla fine che si è fatto, ci sono diverse priorità che qui di seguito faremo un racconto un po' veloce di tutti quelli, sono tantissimi, tutto sono di grado molto piccolo, e poi sempre diceva ai ragazzi, che in quel momento sì che io era un ragazzo
che aveva l'opportunità di poter formare parte di un gruppo creato nel comune che si chiamava Dipartimento di Progetti Urbani, che era il dipartimento che faceva l'elenco e dava l'indirizzo, diciamo faceva dei committente perché altri architetti della città sviluppassero il progetto e poter portarlo avanti. Questo è stato molto gratificante, è stato quello sì che era un vero laboratorio, e poter dire se non possiamo fare altre cose che progetti che siano possibili da realizzare. Fare un magazzino di carte non possiamo farlo, se non servono. Pertanto si è lavorato solamente in cose che dopo si hanno realizzato. Possiamo cominciare? Il Raval. Il Raval è il famoso distretto quinto di Barcellona, dove c'era un grande contenitore delle cose che non devono succedere nella città, però sempre succedono, sempre ci sono. C'è la droga, però c'era la droga, c'era la prostituzione, c'era il malvivere, era il quartiere collegato a tutte le attività sporche della parte del confronto con il porto, con un porto commerciale dell'epoca. Cosa si è fatto? Prima di tutto sanearlo, igienizzarlo, fare buchi, togliere i fabbricati, creare delle ramble, creare delle situazioni sufficienti perché la dotazione di fabbricati di quest'area servano per poter portare avanti un sviluppo normale, urbano e sociale, e non lasciare di essere un quartiere dove nessuno voleva andare, sino che oggi è uno dei quartieri più visitati. Anche c'è un po' di prostituzione in tutte le città, c'è, anche c'è un po' di droga in tutte le città, c'è, anche c'è un po' di malvivere in tutte le città, c'è, però veramente è un quartiere che ha avuto una rinascita grandissima. E come si è fatto? Introducendo all'interno di questo quartiere delle grandissime attività culturali. In questo quartiere si è messo il Magba, dopo lo vedremo, si è messo la Rambla del Laval, si è messo l'ufficio dei sindacati più importanti di Barcellona, si è messo un albergo 5 stelle, cosa strana in un quartiere così, tipo sì, è un albergo 5 stelle, e questo crea un mix di funzioni che alla fine sviluppa il quartiere e pian pianino le cose che anni fa erano strane, oggi si hanno riconvertito, si hanno rimesso a posto, e veramente è un quartiere abbastanza gradevole. A fianco possiamo vedere questo è il Pla della Ribera, e tutta la parte, diciamo, collegata alla parte del Born, alla parte, diciamo, se qualcuno conosce Barcellona, e della Via Laietana a destra, e dove c'è messo a fianco del nostro parco della Cittadella. Un'area, diciamo, molto abbastanza degradata, che con il tempo, e che si è finito con tutta l'area di Santa Caterina, rifatto fa tempo, Enrique Miralles, e da Tagliabue, si è finito questa riqualificazione, inserendo i parchi, inserendo la cittadella, inserendo le nuove strutture e soprattutto inserendo elementi basici fondamentali collegati al mondo dell'attività sociale, della cultura e alcune cose istituzionali. Sono queste delle attuazioni, queste di largo alcance, di larga tenuta veduta, però che si è andato facendo pian pianino. Dopo la prima attuazione abbastanza importante che si è fatto è stato aprire la città al mare. La prima attuazione, tutta questa parte che si è chiamata dal Moglio della Fusta, fatto per Sola Morales, ha permesso togliere questa barriera di fabbricati che non permettevano la veduta del mare, non permettevano anche sentire il mare. Si è aperto la città creando delle grandissime passeggiate, gli ha fatto con una visione di futuro per poter collegare a posteriori il collegamento con le nuove tangenziali, se fosse possibile, e comincia la città di Barcellona ad avere un rapporto con il mare che mai aveva avuto, perché era tutto un sistema di industrie dismesse, di sistema di magazzini collegati all'area portuale dismesse, e tutto questo è che non servevano. Qui noi, come non abbiamo noi la sovrintendenza, abbiamo avuto l'opportunità di poter buttare via tutti questi fabbricati, qualcuno anche devo dire di interesse, però era più importante l'interesse cittadino, urbano e sociale di aprire la città al mare che non detenere quella barriera che era perniziosa e faceva delle cose fatiscenti rispetto alla città. E la realtà è che ha guadagnato abbastanza e questa città comincia a sentirsi il mare, l'odore, anche il piccolo rumore che fa. Questo già comincia a essere un progetto di larga tenuta, non invece di piccola.
Questi sono degli incroci molto vicino alla parte, diciamo, del Molle della Fusta, che si chiama il Pla de Palau, che si potete vedere come era prima, un disordine, diciamo, tutto collegato al mondo del trasporto, collegato al mondo portuario, e questo invece il progetto che si è fatto, penso anche con poca risorsa economica, è stato un prosieguo di tracciato urbano delle strade pertinenti e importanti nella zona, qualificare i fabbricati che erano per qualificare, buttare via i fabbricati che si dovevano buttare via e soprattutto dotare, fare una dotazione molto importante per attività urbane, cittadine e sociale per lo usufrutto del proprio cittadino, invece di cominciare a avere questo spazio di magazzino perché ce l'ha aperto, che era prima che nessuno aveva nessun tipo di controllo. E questo sì che sono le dedicazioni alle piccole piazzette, diciamo, no? Questa è la piazza della Mercè, una terza, diciamo, cattedrale della città, molto voluta e venerata nella nostra città, che dove si fa un nuovo progetto, prima di pedalizzazione di tutta l'area, secondo l'eliminazione delle macchine e creare uno spazio pubblico, io ragionando che questo contenitore chiesa con il tempo deve essere un contenitore culturale, dove la funzione di chiesa non si deve perdere mai. E una caratteristica molto simpatica, c'è una fontana di fronte, che qui si vede un pochino, dove con la voglia, diciamo, di creare un po' di conflitto si è instaurato un monumento a un dio profano che è Nettuno. E questo si chiama Piazza della Mercè e altri le chiamano Piazza di Nettuno. E è fatto apposta, diciamo, fare creare questa critica, perché la realtà ha dato ragione a questa provocazione. Diciamo che la Chiesa della Mercè attualmente il 50% della sua attività è molto più collegato al mondo della musica e della cultura che non al mondo della Chiesa, perché per il motivo che sia è un'attività che è un po' da noi in disuso. Per altra parte, e perché ridi tu? Non so, da voi non lo so, però da noi è così. No, vecchio cuore laico no, vecchio cuore realista, diciamo che è molto diverso, perché tante volte uno è religioso e non va alla chiesa per altri motivi. Queste sono queste altre piccole attuazioni, diciamo, rispetto allo spazio pubblico che si va creando qui, sì, possiamo dire un modello di come attuare in ogni spazio pubblico per dare le funzioni, soprattutto eliminare le macchine, dare priorità al pedone, creare questi spazi che con il tempo hanno avuto la sostituzione, diciamo, delle diverse attività anche dei fabbricati, tenendolo che si deve tenere e non tenendolo che non si deve tenere, però soprattutto dotandole di elementi, diciamo, architettonici urbani di qualità per il quartiere e la dimensione che sia possibile, diciamo, perché sono dei posti dove le dimensioni sono piccole, non si possono, diciamo, allargare. Invece qua quello che si fa è dotare, che dà risposta alle macchine, al pedone e all'attività possibile sulle cose, senza perdere il senso di spazio unico che di volta in volta si può chiudere e si trasforma tutto in un spazio usufruttabile per il pedone e per i cittadini del territorio. Questa è la Piazza Real, posto fantastico di Barcellona, dove noi abbiamo il nostro ufficio, dove qualche amico che sono qua lo conoscono tantissimo, e qui si vede moltissimo il grande cambiamento che abbiamo avuto in questa piazza, no? Una piazza totalmente lasciata della mano di Dio e degli uomini, piazza messa con grandissimi problemi di funzionalità, anche di sicurezza. Devo dire che io andando nell'anno 90, tempo fa, andando in ufficio, più di una volta mi ho trovato una persona coltellata su un bancone pubblico, diciamo. Veramente questo oggi già non succede, parlo dell'anno 90, è stato il risultato di cambiare 100%, pedonalizzare la piazza, dare una funzione totalmente pubblica perché serva, perché la gente sfrutta lo spazio, sfrutta del sole, si sfruttano i negozi che ci sono in piano terra. Oggi quasi insomma, troppo ristoranti, bar, che lo fanno un po' tutto difficile perché il turismo ci ha invaso. Però la realtà è che il cambiamento è grandissimo e sempre, ti dico, sono attuazioni sotto minimi veramente, fatto con molto criterio e che danno risposta a una situazione che dopo circa 30 anni che è stata rifatta questa piazza, oggi dà risposta benissimo alle funzioni che uno chiede a questa piazza, cosa che prima non è così. Pertanto voglio dire che il modello che si è imparato per rifare questa piazza, se dopo 30 anni funziona e funziona bene e la sua tenuta è la corretta,
vuol dire che dà risposta a un pezzo importante del nostro patrimonio della città, a un pezzo importante del centro storico della nostra città e soprattutto dà risposta a un centro di aggregazione grandissimo dove ogni settimana si fanno dei mercatini, dove tre volte all'anno si fanno concerti di musica, dove ogni giorno è un posto di festa che fa anche quasi, quasi difficile lavorare sopra questo ambiente, però veramente molto gratificante vedere che nel cuore di una città si trovano spazi come questi. E tutto questo viene del grande cambiamento progettuale che si è fatto della decisione politica di modificare quelle cose che tutti i vicini non volevano, perché il cuore, il pensiero di questa piazza, no, il pensiero è solo il futuro, si deve guardare, questo è lo più importante di tutto. Questo, diciamo, del Raval, si è inserito architettura moderna, in questo caso di Richard Meyer, con il nostro MACBA, il Museo d'Arte Moderna, e per fare questo abbiamo dovuto svuotare circa una porzione di territorio di circa 2 ettari e si hanno creato spazi per fare questo bellissimo museo e si è dotato della piazza sufficientemente grande, come si può guardare nella foto superiore, dove veramente crea un'antesala, un foyer importante di attività culturali e ludiche che meritava in questa parte del territorio. Evidentemente i primi giorni, grandi disagi, grandi problemi, cosa faremo, che cosa è interessante, il futuro, dove siamo oggi, che cosa si cercava, dove abbiamo arrivato, l'abbiamo trovato bene avanti. Questo all'interno di questa sistemazione di mettere in questo quartiere del Raval elementi di grandissima qualità culturale, molto vicino al MACBA, si è messo il centro di cultura di Barcellona, all'interno di un vecchio monastero, con due grandi, grandissimi cortili, che uno è rimasto tuttavia perché è proprietà della chiesa e non si è potuto recuperare, però anche devo dire che questa chiesa permette e fa partecipe dell'attività socioculturale dell'altra parte per far decerniera e non quedarsi solamente, non rimanere solamente con l'attività, diciamo, chiesa, sino che partecipa di questa attività culturale importantissima che ha preso questo quartiere, perché di fronte, se io questa porta che si vede l'attraverso, oggi c'è un fabbricato destinato al mondo della università, costruito a dopo. Qui con la voglia, diciamo, che ha quel progetto, diciamo, urbanistico di Cerdà della fine dell'Ottocento, già prevedeva come collegare i diversi piccoli che oggi hanno diventato quartiere, però prima erano paesini, diciamo, vicini alla città. L'attuazione del comune in quel tempo era di poter attivare e inserire della maniera più importante possibile queste oggi quartiere, che rimangono con la sua propria identità, che rimangono anche con il suo proprio comune e con la sua propria gestione, di modificare quelle spazi di aggregazione, spazio pubblico. Questo è il quartiere di Grazia, che è una maglia molto piccola, strade molto piccoline, e si hanno creato si è fatto tutta una revisione dei 6-7 piazzette per creare questi pulmoni, diciamo, di aggregazione ed attività anche di ritrovarsi la gente, che è stato molto 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 ben voluto, diciamo, anche per chi abita questo quartiere. Dopo, con il tempo, questo quartiere, questa attività ha messo il quartiere un po' di moda per i ragazzi giovani, ha creato qualche piccola esplosione, diciamo, di attività non ben viste sicuramente per qualcuno dei altri cittadini che abitano, però devo dire che con il tempo si è stabilizzato e si è creato questo mix funzionale, mix sociale, anche mix di tipo abitativo, di gente, di età, giovani, anziani, famiglie normali. Si è recuperato il commercio sulla strada, si è recuperato tutto questo e è diventato un quartiere molto molto gradevole e molto facile di vivere. Questo è uno dei grandi progetti che si sono fatto in quel periodo di tempo di progetti piccoli, che è la stazione centrale di Barcellona della ferrovia. Era un'area, come si può vedere nella parte superiore, nella foto superiore, abbastanza sordida, abbastanza mal risolta, e dietro ad un concorso pubblico internazionale l'ha vinto due architetti, Via Plana e Pignon, architetti di Barcellona, e hanno fatto un progetto per me bellissimo. Con l'alta velocità lo hanno sbagliato un po', però alla fine penso che lo si recupererà. E questo è stato dove cominciano
le prime grandi critiche alla gestione di Boigas nel comune di Barcellona come assessore all'urbanistica. Perché? Perché c'è un problema culturale, che non, noi barcellonesi non siamo italiani e pensiamo che una piazza è un spazio verde e uno deve imparare che una piazza sempre dura e pavimentata, non sono delle alberi, e invece un spazio verde è un parco. E veramente soprattutto un sistema di parco binario, dei 15 parchi binari diciamo di ferrovie, è impossibile piantumare un albero. Pertanto così è stato difficile questo sistema di comprensione, però diciamo che la discussione rispetto alla mancanza o non mancanza di verde alla città di Barcellona e l'introduzione o non introduzione del verde in un spazio come questo, che è tutto pavimentato e duro, aveva una risposta tecnica, aveva una risposta culturale. Diciamo, la piazza del plebiscito di Napoli, una delle piazze più belle del mondo, non ha nessun albero, è un punto di aggregazione pavimentato che dà risposta all'architettura che la coinvolge. Questo sono altri seguiti, diciamo, di progetti che erano molto continui in Barcellona e che erano promossi per questo Dipartimento di Progetti Urbani, che sviluppavano via concorsi e altri, tutto il gioco, diciamo, di architetti che c'erano nella città di Barcellona. Si vede un po' il risultato di come era prima, dove lo spazio pubblico non c'era, neanche il piccolo alberi non ci sono, e la sistemazione, diciamo, di creare spazi di gioco per i bambini del quartiere, spazi di stare per i non bambini del quartiere e soprattutto di creare spazi di poter produrre attività, diciamo, sia ludiche, sia culturale, sia, penso che in questa, per la parte di dietro, c'è praticamente in estate una, da voi si chiama, una scuola nido, diciamo, per i bambini molto piccoli, diciamo, che si affaccia procurando il dislivello della propria piazza. Questo sono quella parte di periferia che si parlava prima, diciamo, no? Che era questo il risultato quasi quasi dell'autocostruzione che c'era nella parte collinare della città. La città di Barcellona è confrontata per 6 colline, diciamo, è un'area di questa, e veramente si è fatto un grandissimo sforzo di superare una situazione simile alla di Genova, con una topografia simile alla di Genova, come creare la situazione per poter trovare e procurare per i cittadini, diciamo, spazi pubblici sufficienti, anche sia con progetti che modificano di una maniera molto seria e forte, diciamo, la topografia, diciamo, del territorio, diciamo, no? Creando anche fabbricati che danno risposta al vuoto che rimane sotto, per creare dei grandi spazi pubblici superiori per poter sfruttarlo per i cittadini, diciamo, di questi quartieri. Anche lo stesso, diciamo, in parti vicine, diciamo, dove la pendenza era difficile, vedere come far mettere un po' in ordine tutto questo sistema, diciamo, lo che qui era una specie di via che era il resto, diciamo, quello che poteva essere, diventare in spazi, diciamo, costruiti e che possano essere sfruttati, diciamo, per i cittadini, sia anche sia il problema delle pendenze di questo, però che danno una qualità, diciamo, più o meno urbana a posti, diciamo, che prima non avevano nessuna, diciamo, no? Questo altre volte, diciamo, questa attuazione, questa è una piazza molto grande che c'è nella parte, diciamo, più a destra della città, che è la piazza del Sogliero, no? Dove c'è un grandissimo specchio d'acqua, dove ci sono costruiti grandissime superfici che danno risposta a attività sociale, ci sono 2 centri civici, c'è un asilo nido, c'è anche il commercio, dove a 2 livelli diversi, per poter compensare la topografia della città in questa parte, dà risposta alla realtà, diciamo, di non fare una barriera topografica, diciamo, rispetto al territorio, sino che sia collegato a 2 livelli diversi tutte le 4 parti. Questa è una piazza che fa l'equivalente a quasi 4 isolati dei nostri, sono circa 200 metri per 200 metri, non è piccolina. E qui in questa piazza è dove il comune comincia a fare una gestione che per me la trovo fantastica, romantica, e sicuramente che dà risposta alla classicità e monumentalizzazione della città, e cominciare a riempire lo spazio pubblico con delle sculture, per invece di far servire le sculture classici, si porta avanti con le sculture, diciamo, di grandissimo livello di artisti, diciamo, contemporanei, moderni. Qui è il primo posto che si comincia, qui è il secondo posto, che questo è come un progetto, questo è fatto dal nostro ufficio,
che è la Creueta del Coll, che è fare un parco pubblico all'interno di una vecchia, come si chiama questo? Una cava, giusto? Una vecchia cava che l'ha lasciata all'aperto e con tutto questo sistema, diciamo, de costruito, diciamo, vicino, no? Entonces, via un concorso che si è fatto, il nostro ufficio ha vinto fare questo e abbiamo proseguito, diciamo, con questa storia, diciamo, di mettere delle sculture in questo grandissimo specchio d'acqua che quando arriva l'estate è pienissimo di gente facendo il bagno, si è inserito in un desiderio d'acqua una scultura del scultore basco Cilida. Non so se c'è la, se questa si vede in fondo, in questa fotografia, diciamo, della destra, in fondo si vede. E come si va risolvendo questo problema del dislivello, perché un parco si entra per tre punti diversi, tre porte e tre livelli diversi di ingressi, tutti risolti, come fare il sistema di camminamenti e di questa situazione creare, come si può vedere qui, i ragazzi fanno il bagno, ha diventato un vero polmone per una periferia totalmente degradata. E questo un po' è questa mostra della... quali sono, diciamo, no, questo sistema di scultura, sono le sculture di Cilida, le sculture di Tapia, le sculture di Miró, una del Roy Lichtenstein, che fanno, che creano questo sistema, diciamo, attrattivo in una maniera come un'altra di dare un punto di cultura e di culturizzazione dei cittadini che normalmente oggi tutti i barcellonesi sanno di chi sono queste sculture, quando prima non sapevano chi era quale scultore. E questa è una dei grandissimi progetti che cominciano a dare un respiro politico, veramente politico, alla realtà del sviluppo della nostra città. Finora praticamente erano progetti che davano risposta a piccoli vuoti, a grandi attuazioni per dare risposta a un quartiere concreto, però invece questo si crea una vera attuazione su una periferia totalmente degradata e dove ha cominciato sicuramente una decisione politica che il servizio dell'amministrazione si ha voglia di avere una città senza periferia, dove prima deve investire non è il centro. Ha fatto il piccolino con le piccole piazze per il centro, perché non aveva i soldi sufficienti, però quando ha veramente quantità di soldi sufficiente è investire nella periferia, perché questa periferia lasci di essere periferia e diventi centro, con la stessa qualità urbana, sociale, ludica e culturale che il resto della città. Qui hanno avuto delle diverse critiche importanti, però qui è stato il sindaco che ha voluto dare risposta direttamente e ha manifestato: signori, la Barcellona dei ricchi ha abbastanza ben solucionato i suoi problemi, la Barcellona dei poveri ha tante cose da fare e così facciamo. Con tutta questa attuazione abbiamo messo più o meno, abbiamo stato attuando nella città dal piccolo e senza nessun punto di mira futuro, sino che era un punto di mira con le cose che abbiamo, vediamo di risolvere tutti i nostri piccoli problemi. Fino che verso l'anno 85 si comincia a parlare della possibilità di che Barcellona possa puntare per le Olimpiadi del 92. Cosa che si conferma nell'87 e cosa di queste Olimpiadi sono nel 92. Devo dire che è stato un periodo politicamente molto forte, socialmente strano, che la politica e gli amministratori hanno saputo gestire per poter arrivare a creare una situazione sufficiente perché il cittadino si sentesse orgoglioso che la sua città diventasse un cantiere aperto. E una delle conclusioni di questo sforzo che hanno fatto gli amministratori era che neanche i tassisti si lamentavano di quel caos di circolazione, di avere tutta una città aperta in quattro fronti di grandissima dimensione, perché l'attuazione che si fa per le Olimpiadi di Barcellona non solamente è lo che tutti conosciamo come il villaggio olimpico, no, questo è solamente una delle attuazioni che si fanno, perché veramente si fanno il villaggio olimpico, si fa l'area di Montjuïc per tutta la parte sportiva, approfittando lo stadio attuale, approfittando che si faranno una serie di attività collegate al mondo dello sport chiuso e queste cose. Abbiamo l'area diagonale dove si fanno tutte le aree di sport
all'aperto che sull'erba, diciamo, e anche al calcio, e la parte tutelare del Val d'Hebron che veramente danno risposta alla parte più collegata al tennis, ginnastica e di queste ordini. Invece il bilancio olimpico non dà risposta a sport, sino che dà risposta all'aspetto residenziale del tutto. Perché si fanno queste quattro aree? Perché si decide che ci sono del minimo di infrastrutture per poter farlo e ci sono la giustificazione di un supporto a un'altra realtà, che è la creazione delle nostre tangenziali, che sono le ronda nord e la ronda del litorale, che penso che qua, no, qualcuno esce fuori, vado indietro, che è un po' questa riga che circonda tutta quest'area di Barcellona, che dopo si vedrà un po' più avanzato del come funziona. Per dopo fare particolare visione sul villaggio olimpico, che sì che l'abbiamo fatto, tutta la parte urbanistica l'abbiamo fatto noi, il nostro ufficio e anche a qualcun fabbricato, tutti i parchi, queste cose, questa è la parte collegata alla parte del Montjuïc, che è una maniera comalta di collegare tutto lo sport all'aperti, collegare dotazioni, diciamo, importanti del sistema educativo, diciamo, anche di formazione sportiva, dove c'è lo stadio, il vecchio stadio che si rifà, si rimette, dove ci sono le piscine, dove ci fa il Palau San Jordi, dove si fa tutto, e di questo c'è l'opportunità di una montagna totalmente piena, una parte abitata con delle baracche, far fuori queste baracche, coincidere, rimetterle creando strutture abitative di residenza pubblica per dare risposta ai problemi di alloggi a queste famiglie, e si rifà tutta questa sistemazione sulla montagna in alto di tutto il sistema olimpico, che è dove veramente si fanno gli eventi di presentazione e di chiusura delle nostre Olimpiadi. Questa è la parte, diciamo, della diagonale, dove c'è il campo di calcio del Barcellona, dove c'è il club de polo per il sistema del polo, i cavalli, queste cose, dove si creano delle strutture alberghiere di importanza e che creano un sistema di porta sud, diciamo, della città, per la parte, diciamo, aperta della diagonale. Pertanto risolviamo la connessione di questa diagonale con gli altri paesi che sono più a nord, a sud della città, e dà risposta a una pseudo-periferia che c'è in parte abitata, che era totalmente scollegata da infrastrutture, sino che era da risposta solamente ai pezzi che ogni parte aveva. Invece con questa attuazione si crea questa porta e si risolve tutti i problemi urbanistici di quest'area, che era praticamente inserita per la crescita della città, immersa nel tessuto, diciamo, urbano. Questa è la parte del Val d'Hebron, dove da risposta c'è la ronda de Dal, collegato a un sistema ospedaliero molto importante, dove si creano delle strutture tutte del mondo del tennis e anche di una parte piccola residenziale e anche dei campi sportivi chiuse. Qui c'è la voglia, diciamo, di recuperare anche altri palazzi, come uno molto importante che è stato il Paviglione della Repubblica Spagnola prima della nostra guerra civile, dove si aveva alloggiato il famoso Guernica di Picasso. È stato rifatto una riproduzione fedele di quello che c'era, e anche c'è una riproduzione del Guernica di Picasso, perché l'originale nel Reina Sofia di Madrid. E anche qua si giocava anche con tutta questa dispersione, diciamo, di sculture. Questa qui è di Oldenburg, e veramente abbiamo creato un paesaggio dove la cultura pian pianino si va mettendo nel tessuto e nell'interesse dei cittadini. E questa è la parte, diciamo, un po' della rondas, no? Rondas, questa parte, questa riga rossa è la ronda che si fa prima, che la collega tutta la parte. Devo girarmi, parlo male, però bueno, se si capisce bene, collega tutta la parte, diciamo, più alla parte della montagna di Barcellona, che va praticamente fiume a fiume, e lo collega, dica, tutto abbastanza bene. E dopo questa è l'altra ronda, che è la ronda che noi diciamo del litorale, che è la che passa per il villaggio olimpico e che dà risposta a fare questo anello di chiusura, con la voglia di poter essere l'elemento dissuasore che il traffico passante non si metta nel tessuto urbano della città, sino che possa passare, diciamo, direttamente. Però è un sistema di tangenziale, per dirlo così, perché è l'equivalente alla vostra tangenziale, che non è come un'autostrada come concepite le vostre tangenziali, sino che tutto sono strade
di alto scorrimento all'interno di un tracciato urbano, era una risposta al, sono messi in metà nel tessuto, diciamo, urbano, giocando a due livelli, il traffico scorre va per un livello basso, il traffico del rapporto con le strutture urbane, con le che si trovano, va per un livello alto, e questo ha dimostrato che funziona abbastanza bene. E dopo circa dal 92, se portiamo 25 anni, non arriviamo in nessun momento al collasso, diciamo, di questo sistema, che sempre abbiamo avuto la paura che può arrivare a questo punto, diciamo, di collasso. Però devo dire che nel momento sarà gestito sufficientemente bene il traffico della nostra città perché non sia così. Sono delle cose di volta in volta, però non è una cosa importantissima. E questo è un po' le prime impostazioni di come questa parte delle Olimpiadi, ragionando sempre che vogliamo avere l'opportunità che se si fanno le Olimpiadi possiamo risolvere questi problemi delle città, che sono risolvere il problema di Montjuïc, il primo, e il secondo risolvere tutta una parte industriale dismese di quest'area della costa, e con la stessa teoria e linea di aprire la città al mare, che abbiamo fatto con il Muelle della Fusta, abbiamo stato facendo con la Barceloneta, se voleva fare nel pezzo corrispondente al villaggio olimpico. E così alla fine si è fatto. Per far questo si è preso come linea guida, diciamo, questo era un po' l'estato di fatto, diciamo, che c'era prima di far nulla, c'era un grandissimo caos, c'era la ferrovia, c'era una quantità di fabbriche, di industrie dismesse al 100%, che c'erano là come di mostri, c'era anche, diciamo, una colonia abitativa che si chiamava il Somorrostro, che erano delle baracche, era molto importante, molto grosso, in case senza fogna, senza acqua, senza luce, che lo prendevano da donde era possibile per questo, e un tessuto, diciamo, della maglia Serra incompiuto, che dava risposta a questa linea che si vede inclinata, diciamo, nel territorio, questa che è tonda, che sono i resti della ferrovia e i resti di un collettore generale della nostra città, cosa che si approfitta questa attuazione per poter dare risposta a questo. Questo era il Somorrostro, dove sono queste baracche che c'erano messe nella spiaggia, e questi erano i resti, diciamo, industriali vicini a questo collettore con la linea inclinata, anche con i resti delle vecchie industrie che tuttora in funzionamento lasciavano tutta la contaminazione sul territorio. Questa è la ferrovia, anche possiamo dire lo stesso che dicevamo prima nel Muelle della Fusta, che c'erano anche degli edifici, diciamo, di certo valore architettonico che si potevano aver tenuto, che oggi sicuramente qualcuno farebbe una riflessione in più. E in quel giorno non si è fatto, perché era molto più importante risolvere il problema della ferrovia, risolvere il problema della città, che no il risolvere il problema di un patrimonio più o meno interessante in quella parte. Sicuramente oggi la riflessione avrebbe stato di un'altra maniera, non lo so, hanno passato 30 anni, non possiamo dirlo, però che sì che veramente era una vera ferita, era avere la ferrovia, che era un taglio e che non permetteva di sviluppo nel suo momento della città verso il mare. Approfittando questa attuazione, qui potremmo avere questi due colori, diciamo, no? Il giallo sono il sistema di raccolta d'acqua, non solamente piovana, era piovana, grigia e nera, della nostra città. Era totalmente insufficiente e apparteva dal proprio tracciato, e con la crescita, diciamo, della città, del numero di abitanti, evidentemente tutto il sistema di infrastrutture di raccolta d'acqua, sia del tipo che sia, si manifesta un po' scarsa e mancante. Invece di risolvere il problema parziale all'interno di, sempre di parlo qui in Italia, della vostra riga rossa, no? Che è il limite dell'area di attuazione, il progetto va al di là. Perché? Perché stiamo parlando di un progetto globale, un progetto che deve avere risposta alla città, non solo deve avere risposta al confronto con il mare, sino che si fa la proposta di creare una serie di collettori di raccolta d'acqua piovana, anche nera, di nuova formazione. E come si può vedere, tutto questo affetta praticamente a più dell'80% della città. Si dimensionano, si fanno le dimensioni giuste, si fanno le cose, le previsioni giuste, come tutto questo sistema, si fa un sistema di intersezione, di ripulizia dell'acqua nera per poter versarlo al mare e queste cose. E dopo si crea un'altra storia abbastanza importante, che non so se qui c'è, sì, questa riga blu che si vede in fondo praticamente messo al mare, è un sistema che noi chiamiamo l'intercettore. È un sistema che in quel momento era ad altissima tecnologia, che era un sistema di canalizzazione, che
portava tutta l'acqua nera, tutti i resti solidi dell'acqua, diciamo tal, erano intercettati per decantazione, erano portati via pompeggio fino a un altare che dopo parleremo, che è l'area del Forum 2004, dove si crea un'area, diciamo, di una grandissima depuradora, di impianto di depurazione, dove dopo si incorpora la gestione dello spazio pubblico. E questo è il piano definitivo, diciamo, del villaggio olimpico, che evidentemente non dà risposta al progetto originale. Questo è un piano come un ASBIL, diciamo, no? Questo è un piano che noi, parte dell'incarico che avevamo noi per portare avanti questo lavoro, era creare, diciamo, a posteriore il piano, diciamo, definitivo di aggiustamento finale, che raccoglie tutti i suggerimenti dei cittadini, degli enti, delle imprese di costruzione, delle imprese energetiche, di tutto, perché si parte da un progetto molto completo, però il fabbisogno, la necessità di ognuna delle parti fa che queste piccole modifiche si possano aggiustare. Qui si può vedere che si prosegue con il modello e con il sistema della trama Serra, questa tipologia quadrata con le sue piccole variazioni, con i tracciati che non si possono variare, e queste cose, però si moltiplicano per tre, diciamo che ya comincia a parlarsi in questo progetto della mega iglia, diciamo che la dimensione di Barcellona non deve essere del 130x130 o 113x120, dipende dalla zona di Barcellona, sino si comincia a parlare di 300 metri lunghi. E qui, come si può vedere, è una prima impostazione di che l'attuazione di ogni mega iglia o grande iglia si comincia a parlare di 300 metri, cosa che oggi è stata sviluppata e stiamo lavorando in questo momento. Questo è il sistema, diciamo, stradale, però la realtà è stato preparato perché in tutte queste, diciamo, sistema di strade si potenzia una strada sì, due no, una sì, due no, di maniera che il carico, diciamo, di assia rispetto al sistema delle macchine e delle merci va suddiviso, diciamo, sul territorio, di maniera che il suo collegamento con il tessuto urbano sia meno punitivo e permetta, soprattutto quando si arriva alla parte, diciamo, più urbana, perché la parte, diciamo, più ludica dei parchi, di questo nuovo fronte mare che crea la città, sia lo meno impegnativo e faccia sparire questo traffico, diciamo, un po' più pesante, in maniera più logica, permettendo una igiene, diciamo, del territorio abbastanza più lucida e concreta. Questo è un po' il nuovo polmone che crea il villaggio olimpico, diciamo, no? Che approfittando il sotterramento di tutto il sistema ferroviario, perché si sotterra tutto, approfittando la copertura della tangenziale, approfittando la creazione di questi nuovi segni, diciamo, di questo collettore, questa linea inclinata, si trasforma una gran quantità di spiaggio verde, al margine del spiaggio verde interno di ogni isolato, parliamo del pubblico 100%, dove le mancanze che aveva sicuramente la città di Barcellona sono messe a parecchi con una pseudo normativa inventata, perché una città già costruita è praticamente impossibile ragionare come ragionate voi rispetto ai vostri standard, diciamo. Diciamo che gli standard, se non ci sono, non ci sono, si deve fare il massimo possibile per poter trovarlo, però per legge non si devono trovare, non si devono forgiare queste situazioni. Quelle sono mostre e fotografie dei diversi tipi di isolati che ci sono, anche le fotografie del costruito, diciamo, reale, anche già della invasione in estate, diciamo, della spiaggia è diventato un fatto che si sente a Barcellona. Io devo dire che non sono andato mai alla spiaggia di Barcellona a fare il bagno, però invece si sente il mare, questo è lo più importante. Quelli sono diversi altri progetti che conformano tutta questa storia, che qui è importante, parlando quando il professore parlava della democratizzazione, diciamo, del sistema urbano, qui questo progetto, diciamo, parte con un progetto, diciamo, indirizzato per l'amministrazione, realizzato per un ufficio, diciamo, di architettura di Barcellona, siamo noi, però sempre in condivisione con diversi gruppi di critica e di autogestione, che dopo fanno il confronto per poter attuare in tutti i diversi punti di attuazione dei fabbricati fatti in quest'area, anche in tutta la città, di una maniera, come dicevo, molto democratica, diciamo, che nessuno praticamente
potuto dire, io ne ho potuto partecipare in questa storia di Barcellona tanto importante. Quasi tutti i gruppi di architetti d'un minimo di, non di prestigio, sino di qualità architettonica, si è creato un comitato che ha deciso di una maniera più concorsuale poter portare avanti l'attuazione di tantissimi architetti della città in questo fatto, perché così si dimostra che la città non è fatta mai a un'unica mano, sino che la città si fa pezzi indirizzato per un piano direttore, però alla fine ogni fabbricato fa una parte della sua storia. Questo sono la parte collegata al porto olimpico, fatto di una maniera un successo grandissimo, che è un porto che ya non è un porto sportivo, sino che è una discoteca sportiva, diciamo, no? Tutte le previsioni che erano previste in questo progetto per fare dotazione del servizio, diciamo, praticamente al porto, hanno stato minimizzate, si hanno fatto altre piccole aggiunti per poter che questo spazio, diciamo, collegato tanto al mare e all'acqua, ha diventato un punto di attuazione ludica, fondamentale, importantissima, anche io devo dire, come cittadino di Barcellona, anche un po' pesante, per il mondo, diciamo, dei ragazzi giovani. Questi sono tutti i sistemi di parchi che si hanno creato, approfittando, diciamo, la copertura sì, copertura no, diciamo, delle nostre tangenziali, cosa, elemento che mancava moltissimo la città di Barcellona. Barcellona è una città non dei grandi spazi verdi, penso che l'unico spazio verde grande e importante che aveva era la cittadella praticamente, e Barcellona è andato un po' alla ricerca di questo spazio, anche pensando che tutte queste sistemazioni di sostituire spazi, diciamo, ex industriali dismessi per abitazione, per negozi, per alberghi, per questo crea una necessità e l'importanza di disporre di spazio verde diventa fondamentale, sempre senza avere un problema di norma, sino che avere un problema di concetto, di criterio e di dotazione, soprattutto per creare degli spazi di qualità dove i cittadini, non solamente di quest'area di Barcellona, sino di tutta la parte, di tutta la città di Barcellona, possano arrivare a sfruttare della spiaggia come se fosse una spiaggia di un paesino piccolo che dà risposta a una città, diciamo, lunga, con una spiaggia di circa 4, 5, 6 chilometri lunga. Quando finiamo, diciamo, il villaggio, l'Olimpia dell'anno 92, la previsione della città è proseguire. Evidentemente mancano pezzi. Si dimostra di una maniera voluta, perché ya, come abbiamo parlato, da dove parte l'attuazione, diciamo, a Barcellona, come si fa e come si porta a termine queste cose. Possiamo dire che se no, sono delle poche città del mondo che il fatto di avere un elemento di importanza come un'Olimpiade, come un Expo, come una fiera internazionale, una cosa di questo, il 100% delle cose che si fanno rimangono in uso per la città. Cosa non è successo a Milano, non è successo a Pechino, non è successo a Shanghai, non è successo a Londra, non è successo a Bruxelles, non è successo a Siviglia, non è successo in nessuna parte del mondo. Perché? Perché Barcellona aveva molta voglia, aveva troppo necessità e ha saputo approfittare questo fatto per portare avanti tutte le cose che mancava fare la città. Pertanto non si è fatto in principio nessuna cosa gratuita, né si è fatto nessuna cosa per dare risposta a un interesse concreto di un paese, di un politico o di una ditta, diciamo, industriale del settore che sia, sino che l'ha fatto per dare risposta alla necessità dei cittadini delle nostre città e dare risposta a un sviluppo logico a tutta questa parte. Diceva che qui non finiva, diciamo, la storia questa. Si approfitta l'opportunità, diciamo, un'altra invenzione sicuramente di un sindaco, De Clos, non molto felice, però alla fine ha fatto quello che ha fatto, diciamo, no? Ed è creare questo, il Forum delle Culture, che è un po' il proseguo del nostro fronte di mare fino praticamente arrivare al fiume, che è il fiume, diciamo, Besòs, che ha praticamente finisce il territorio della città di Barcellona, comincia un altro territorio, un'altra città, anche sono molto collegati, formano parte dell'area metropolitana. In questa parte si prosegue con un modello un po' diverso, io penso che un modello sicuramente è sbagliato, perché
si fa primare troppo, diciamo, le decisioni dei privati. Qui è un quartiere che la dinamizzazione economica di questo quartiere arriva per la possibilità e la voglia di fare un macro centro commerciale che diventasse più o meno lo più urbano possibile, che alla fine non lo è. Pertanto una delle condizioni che mette questa ditta, che è Carrefour, se non mi sbaglio, è che si fa questo investimento, non permetterà il commercio per strada. Pertanto siamo in un quartiere totalmente atipico, è un quartiere per, non voglio dire per ricchi, diciamo, però un quartiere nuovo con un parco grandissimo e tutto inserito, ben fatto, però per imposizione praticamente politico-economica in quel momento. Devo dire che in questi anni, un po' prima del 2000, abbiamo sofferto noi una piccola crisi, che c'era tendenzialmente la mancanza dei soldi alla città di Barcellona. Si è lasciato aprire questa porta e io penso che un quartiere che ha perso un 50% della sua vita, perché un quartiere senza attività commerciale, ludica e culturale per strada è un quartiere abbastanza morto. Però va, diciamo che è stata un'esperienza, per me la parte più, la meno identificativa con il nostro sistema di pianificare la città. Però invece risolve e l'arrivo, diciamo, della diagonale, della nostra diagonale, che è questa via che parte la città in due in una maniera, diciamo, inclinata, si trova un buon fine per la stessa, arrivando a un punto di aggregazione dove quella cosa, abbiamo parlato prima del villaggio olimpico, di quell'intercettore che ti portava a questo grandissimo impianto di depurazione, dove si doveva risolvere due grandissimi impianti, questi impianti di depurazione e un impianto, diciamo, di inceneritori di la immondizia, diciamo, urbana. E questo si è fatto, io penso che molto bene, io penso che un esercizio, diciamo, architettonico soprattutto e di idee urbane fantastiche, che risolvono molto bene, che inserendo, diciamo, con la nuova tecnologia e la nuova architettura, poter integrare tutte queste due pezzi di grandissime infrastrutture necessarie per una città come Barcellona. Pensiamo che è un sistema di depurazione che dà risposta a circa 1,5 milioni di abitanti, diciamo, con tutte le sue attività aggiunte. E queste cose però non solamente prende la Barcellona, sino che prende altri pezzi, diciamo, vicini, e risponde anche a tutto questo sistema di inceneratore grandissimo, con tutto, aggiungendo tutta la tecnologia importantissima, e crea un altro punto, creando questo piccolo porticciolo nuovo che dà risposta a questo quartiere, e soprattutto risolve una cosa importante: questa parte sopra della diagonale è una periferia bruttissima, è una periferia anche con problemi di sicurezza, di droga e di questo, e che pian pianino, che è molto difficile risolverlo, lo sta risolvendo, integrare all'interno del tessuto urbano e sociale questi due quartieri che sono veramente con grandissimi problemi sociali, però si è fatto senza creare nessun tipo di barriera e si dà continuità allo spazio pubblico. Devo dire che tuttavia esiste la differenza sociale fra questa cosa, che questo, i problemi sociali sono molto difficili da risolvere da un giorno per l'altro, c'è che avere una gestione per parte del sistema educativo, il sistema culturale, di come questa gente, tutto sono uno di questi quartieri dà risposta a tutta l'aggregazione dei zingari della città di Barcellona, molto conflittiva, no? E pian pianino si va mettendo a posto e mettendo a regola tutta questa storia di una maniera non troppo discriminativa. E per altra parte si dà risposta, diciamo, a questo fine della diagonale con un sistema di attività forte, anche importante, dove è previsto, perché non è tutto finito, sono la incorporazione e modifica del nostro parco del zoologico di Barcellona, che c'è una parte di questo parco per agilizzare l'esistente e portarlo a questa parte di qua. Diciamo che la crisi economica del suo momento, diciamo che il cambiamento di pensiero politico, di diversi cambiamenti che abbiamo avuto, diciamo, di colore politico nella nostra città, hanno messo in dubbio come attuare, e c'è una parte che tuttavia non è risolta alle ultime funzioni previste,
si è risolto con una professionalità di spazio aperto pubblico che si è creato una macro area per concerti come questi sono, questi giorni ci sono il Festival del Sonar e tutte queste storie che sono molto importanti, che si portano una quantità di gente d'assistenza a questo, che di volta in volta merita avere questi spazi, diciamo, grandissimi. Per metà di tutta questa situazione io non l'ho voluto mostrare perché formano parte, diciamo, di uno sviluppo giornaliero, diciamo, della città. C'è dalla parte Forum alla parte Villaggio Olimpico, c'è un po' la parte alta della Diagonale, questa creazione di questo quartiere che si chiama 22 Chiocciola, che è il nuovo quartiere adatte per le nuove tecnologie, adatte per lo sviluppo, diciamo, delle nuove tecnologie, e che ha delle caratteristiche importanti, dove sì che è importante l'approfittamento e l'insediamento di residenza, diciamo, pubblica, che mai da noi già non è pubblica, è convenzionata, diciamo, no? E soprattutto c'è l'interesse di guardare diversi pezzi pseudo-industriali, abbastanza interesse, e per questo è tutta una legge molto interessante. Residenza di tipo libero, di mercato libero, solamente se può inserire all'interno dei fabbricati storici recuperati. Invece tutti i nuovi fabbricati sono attività chiocciola, vuol dire uffici destinati a un tipo di tecnologia, alberghi, residenze, e questo tutto il mondo della residenza, diciamo, dei fabbricati per residenziali, devono essere di residenza convenzionata, per dare una mano, avere questa possibilità di che i giovani e anche le nuove coppie, le nuove, no, anche i single, che la nostra società cambia molto, che si creano solo anche fabbricati dove tutti o un grande numero del taglio delle alloggi sono alloggi di una camera. C'è un sacco di gente che oggi con una camera è sufficiente, non so, sono i single, sono i separati, sono i divorziati, sono chi elisce, fa la scelta di vivere da solo, e perdere un po' questa voglia di che il taglio di una casa deve essere di tre camere, una sala soggiorno, tre bagni, no? Oggi con un spazio multi praticamente funzionale, se poi risolve, noi architetti dobbiamo essere capaci di fare i progetti che risolvano queste problematiche per una tipologia che fino a poco tempo fa non siamo abituati a inserire all'interno delle tipologie abitative che siamo abituati. Questo è un po' l'immagine di come è uscito, diciamo, tutto questo spazio del Forum 2004. Devo dire che è stato molto difficile, diciamo, dopo questo evento, diciamo, 2004, di mettere in situazione di funzionamento questa area, perché sono superfici tutte molto grandi. Io penso, di volta in volta si pensa che fuori scala, però alla fine si è riuscito e si è dimezzato un po' le dimensioni, si è fatto un aggiustamento delle dimensioni, e penso che si è trovato un altro nuovo punto di sfogo della città abbastanza importante, e dove appare un nuovo skyline, diciamo, della città, che dà risposta a questo nuovo fronte di mare, una parte architettonicamente abbastanza interessante, l'altra parte architettonicamente abbastanza o troppo semplice, diciamo. Questo per me è la parte più interessante, è un lavoro fatto da José Luis Mateo, un architetto di Barcellona, dove fa un insieme di creare un pool di fabbricati dove ci sono degli alberghi, ci sono degli uffici, c'è un centro congressi di grandissima, una capacità grandissima, e si comincia a fare una mega proposta, diciamo, di sistemazione di captazione fotovoltaica, creando questo elemento quasi che è più una scultura che non una piattaforma fotovoltaica, che io penso che è un elemento molto interessante, fatta a caso per le cose importanti che ci sono, e penso che di questa parte di qua, parte di quest'area, si beneficia della captazione dell'energia fotovoltaica in questa parte del territorio. È stato un po' il segno, diciamo, quasi più come scultura che non come elemento delle nuove tecnologie, però sì che dà risposta a questa voglia di mettere insieme inceneratore, depuratore, captazione fotovoltaica come un elemento normale in qualche pezzo di una città che deve sapere introdurlo nel suo proprio tessuto. Queste sono altre immagini di questa parte di qua, dove
se continua con le nuove tracciati del tram come apposta, diciamo, di trasporto pubblico forte che va per tutta la diagonale, manca un pezzo, il pezzo centrale, è un po' come dare risposta a questa situazione di questi fabbricati di nuova architettura un po' diversa da che siamo abituati a Barcellona, che creano elementi di strutturazione urbana in questa parte, sì, con dotazione pubblica importante, con servizi importanti, e soprattutto che danno risposta a questi due quartieri che ci sono sopra, che sono abbastanza complicati, diciamo, da gestire. E questa è la nuova immagine che si pretende attualmente della città di Barcellona. Abbiamo una città praticamente tutta costruita, manca solamente questo elemento fra questa linea inclinata di verde che è la nuova stazione per l'alta velocità di Barcellona, e si sta pensando in come creare, una volta che abbiamo che cosa abbiamo, dove la città possiamo trovare più percorsi verdi, dove possiamo trovare più percorsi ciclabili, dove proviamo come la città si può ritornare a muovere all'interno di una struttura forte che ha dimostrato, diciamo, che si può adattare molto bene alle nuove sensibilità, e da questo tracciato si comincia a ragionare su diverse vie, come possiamo fare più snella il sistema urbano della nostra città. Come si comincia? Facendo un cambiamento, dopo uno studio molto approfondito, di tutto il sistema, diciamo, di trasporto urbano del bus. Si fa un cambiamento fatto fa circa 3 anni, abbastanza forte, dove si fa un sistema di trasporto urbano bus a misura di uomo, a misura, diciamo, di chi abita il territorio, di come si collega le verticali con le orizzontali, con le diagonali, se cambiano tutte le fermate del bus urbano e si mettono a 300 metri, diciamo, abbiamo parlato ieri, il villaggio olimpico prende 3 pezzi, qui il trasporto urbano prende 3 pezzi, di maniera che una persona che va con la carrozzina del figlio, una persona che va, un anziano che cammina da solo o chi va con la carica di andare a fare la spesa, mai dovrà fare più di 150 metri per prendere il mezzo pubblico di trasporto. In ogni incrocio, che ogni 3 quadre o iglias di Barcellona, si produce il confronto bus in orizzontale, bus in verticale, e si collega con la rete della metropolitana, di maniera che si creano dei poli, diciamo, di trasbordo, di collegamento di diversi mezzi di trasporto pubblico, e veramente si è dimostrato che funziona. Non solamente non funziona, sino che stiamo cominciando a assaggiare, a parlare della mega iglia. La mega iglia sono gruppi, non di una iglia, di 113, sino che stiamo parlando di 300 per 300, di maniera che il traffico si gira per le 4 vie esterne, invece le vie interne si restano per il traffico interno di questa mega iglia, con la possibilità di essere pedonalizzati secondo che orario, questa storia, e stiamo cominciando, sono fatto 2 di maniera molto provvisoria a livello del laboratorio, c'è il piano, diciamo, per poter esportare questa idea al resto, a parte del resto della città. Come diceva la mia amica Ada Colau l'altro giorno in televisione, in questi piccoli momenti, perché dopo di essere madre per seconda volta ha lasciato un po' a fianco il suo ruolo di sindaca, diceva che anche degli errori, allora dipende da questa decisione, si deve imparare, perché è molto difficile, no? Chi ha una strada per metà che ha un commercio, si le toglie la possibilità di che il traffico vada per questa, c'è un problema. Stanno ragionando molto, stanno lavorando molto e stanno vedendo qual è il tipo di attrezzatura che si devono fare per fare provvisoria, perché anche c'è la voglia di che in un momento determinato si possa pedonalizzare tutta quella mega iglia in bene, diciamo, dell'attività del gruppo sociale che sono 9 iglie di Barcellona. E possiamo dire, diciamo, no, che questo sistema di sviluppo della città di Barcellona, pensata per il bene del cittadino, dove parte delle idee bravi e responsabili, anche rischiose, dei suoi amministratori politici, gestita per, crediamo, via qui lo voglio dire con la bocca piccola, diciamo, perché ne sono per metà, si hanno fatto la scelta sicuramente dei medi professionisti per dare risposta a
a questo sistema. Si hanno scelto i meglio sistema di tecnici funzionari dell'amministrazione per sviluppare il sistema delle norme, e questa cosa penso che la città da un indirizzo fino alla fine si può muovere, si può adattare alle nuove necessità e poi dare risposta a una situazione che la città si deve accomodare alle nuovi fabbisogni dei cittadini, alle nuove tecnologie della città, allo sviluppo corretto di tutto il territorio, e soprattutto con una cosa molto importante, questo la città di Barcellona lo ha fatto con un piano regolatore approvato nell'anno 67. No, non c'è un altro piano regolatore della città di Barcellona, sino che un piano che permette, anche gli amministratori permettono, attuare rispetto a questo piano senza fare questa cosa orribile che facete voi italiani, che ogni sindaco deve avere il suo piano, e così non si fa nulla e si fanno le cose male, diciamo, no? Questa è la dimostrazione che il piano regolatore, come dice il mio socio, collega e amico Oriol Buigas, non serve per nulla, solamente servono i progetti, i grandi progetti, i grandi idee, i grandi rischi, i grandi fatti di responsabilità. Con questo penso che è finito. Grazie. Io sono personalmente grato di questa testimonianza dell'architetto Capdevila, perché è il primo passo di un percorso che vogliamo fare, in cui lui ci ha fornito una serie appunto di spunti particolarmente interessanti e anche entusiasmanti. E mentre dicevo questo, mentre pensavo questo, mi veniva in mente due versi di un poeta spagnolo che diceva: camminante no hai camino, se has el camino all'andar, no? Questo è il primo passo che noi abbiamo fatto, come vi dicevo, di un percorso che vogliamo compiere nelle prossime settimane, a cui spero continuerete a partecipare con la vostra simpatia. In quello che ha detto l'architetto, secondo me ci sono almeno due parole che volevo sottolineare. La prima è la parola pensiero e l'altra è la parola futuro. Lui ci ha detto: Barcellona è un pensiero. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il pensiero è la modalità attraverso la quale noi governiamo lo spazio dei luoghi, per renderlo funzionale a quello che è la convivenza degli umani. L'altra cosa, il futuro. Ecco, la democrazia, così come dobbiamo pensarla, non è soltanto un gioco in cui si vanno a mettere delle schede in un'urna. La democrazia è soprattutto un discorso pubblico collettivo finalizzato a individuare quelle che sono le linee di un futuro condiviso. Ecco, io credo che la testimonianza che ci è stata fornita stasera ci dimostra, ci conferma un assunto di questo nostro ragionamento, di questo percorso che abbiamo voluto iniziare, e cioè che la città può essere laboratorio di nuova democrazia, e questo mi sembra particolarmente importante per il nostro paese, che attraversa una fase tutto sommato non particolarmente esaltante dal punto di vista democratico. E poi c'è un'altra cosa che volevo sottolineare: questo tipo di impegno di militanza urbana, per usare ancora l'espressione di Maragalli Mira, è anche un formidabile laboratorio per la formazione di nuovi personaggi, di nuovo personale dirigente, perché si confronta coi problemi e in una logica di sussidiarietà è vicino ai problemi. Ecco, dato che noi abbiamo tante volte parlato di ricambio della classe dirigente, credo che queste esperienze urbane, questa riscoperta della città come luogo, laboratorio e democrazia, possa essere un tentativo di uscire da una crisi che il nostro Paese sta affrontando e di cui credo siamo tutti consapevoli. Per cui, se adesso qualche amico o qualche amica vuole intervenire per formulare delle domande, formulare delle considerazioni all'architetto Capdevila, io vedo già l'architetto Spalla che è il padre nobile che ci ospita in questo palazzo, visto che questo palazzo è stato riprogettato proprio da Giovanni. Se Giovanni vuole intervenire, credo argomenti volentieri. Ne hai avuti tanti. Volentieri, grazie di questa narrazione della città di Barcellona, che io ho avuto l'onore di conoscere nel 92 e ho girato per tutte quelle piazze, ed è stata un'esperienza molto importante. Però secondo me, del suo discorso, quello che mi è sembrato le parole chiave è fare un piano per i bisogni dei cittadini, cioè il termine bisogni. Quando siamo in una civiltà in cui
l'architettura, la città viene progettata non per i bisogni dei cittadini, ma per interessi che vanno oltre, anche di carattere internazionale. Quindi il primo punto è questo. Secondo, che non sempre Barcellona, come lei ha messo in evidenza, ha poi seguito la prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato. Allora qui faccio una domanda. Quali strumenti giuridici in questi 30 anni l'amministrazione di Barcellona ha adottato per poter d'uso? Straordinari risultati. Grazie. Io penso che più che strumento di legge o anche strumento giuridico, si è fatto con progetti. Il progetto evidenzia un sistema, diciamo, di come portare avanti, entonces si comincia un meccanismo di confronto fra le diverse parti, diciamo, dell'amministrazione, come è il dipartimento di pianificazione, come è il dipartimento, ogni quartiere che ha il suo comune, il dipartimento, diciamo, di tal, per mettere a posto anche il dipartimento del patrimonio e tutto questo, si fa un dibattito. E se questo si vede dietro questo dibattito interessa, si cercano, non si cerca qual è il numero di legge, la legge 22/34 che voi avete, sino si cerca il meccanismo per scatenare la possibilità o no di portare avanti quello, perché si considera che è un bene che non dà soddisfazione, diciamo, a un fatto lucrativo, sino che dà soddisfazione a un bene comune, dove sì che c'è sicuramente il fatto lucrativo di chi fa l'investimento, questa cosa, però comunque si cerca come un sistema di recuperare un spazio che oggi sappiamo non possiamo farlo senza fianco avere il privato, perché i soldi pubblici non ci sono. Si fa comandando il pubblico sotto la sua responsabilità, sotto il suo controllo e sotto la sua direzione politica, per dire sì, e prende il rischio ed essere criticato, di essere anche messo male e tutto, però crede che per un bene si fa, e si trovano i meccanismi legali di applicazione della legge urbanistica. Per quanto, pertanto, noi abbiamo un piano che è molto aperto, che non è niente chiuso come i piani che siete abituati qui in Italia, che permette di fare questa modifica, ma va fatto farlo di una maniera più o meno, fra virgolette, veloce, diciamo. Perché? Perché abbiamo un'amministrazione che, con il dialogo, con la maniera di ragionare e di fare, alla fine vede di trovare il mix per avere la possibilità di attuare, senza perdere la possibilità di che la parte comune e pubblica vada in pregiudizio. E qui sì che la nostra amministrazione è molto forte, molto forte in fare andare avanti con le regole, per fare andare avanti con le cose, con i compromessi, anche con i fatti economici che devono mettere a disposizione i privati per portare avanti questa situazione. E quando si fa in una maniera pubblica, si fa con un dibattito pubblico. E guardo oggi gli strumenti che dà un piano regolatore, si è un piano regolatore, è aperto ai progetti, i progetti si fanno un dibattito, si passano tutti i fatti concreti, diciamo, di un sistema che sia, e va avanti. Diciamo, perché c'è l'istrumento di applicazione per poter portarlo avanti, sempre che vada in regola con tutto il sistema. Il nostro sistema giuridico è molto più aperto che il vostro, diciamo. Il vostro c'è la legge numero 22/43 che te lo ferma tutto, diciamo, no? O appare la deduzione di un personaggio che dice questo facendo un ricorso, tutto fermo. Appare il sovrintendente, qui tutto bloccato. Diciamo, di noi, grazie a Dio, questo sistema non l'abbiamo tanto forte, sino che forma parte un po' del confronto fra amministrazione e enti che devono gravitare rispetto a ogni fatto, diciamo, che possono modificare le regole o anche i fatti, diciamo, urbanistiche del nostro piano regolatore. E sì, è possibile, si fa anche il cambio d'uso, anche perché tutto, diciamo, alla fine c'è il meccanismo per poter farlo, diciamo, all'interno. E
Nel caso concreto, diciamo, del villaggio olimpico, si è fatto un esproprio impattato con tutti i proprietari, si è messo a disposizione, guarda, sono arrivati degli accordi giusti e logici per arrivare a un fatto così. Sicuramente nel caso concreto del villaggio olimpico si è dovuto, per la fretta e il tempo, di pagare un po' di più per poter agilizzare la situazione. Non lo so, perché l'accordo della parte giuridica, diciamo, di queste situazioni non lo portavo noi, però fa una parte della logica. Sì, Barcellona risulta vincitore per fare le Olimpiadi dell'87, del 92, deve essere tutto fatto per farlo, non può avere un proprietario stronzo che per 4 euro, 10 euro, 15 euro ti possa bloccare questa situazione. Sicuramente in quel momento, che l'economia era abbastanza generosa per portare avanti questo, sicuramente i soldi si arrivavano più facilmente agli accordi di una maniera corretta, anche per due cose, perché anche chi doveva prendere soldi e essere espropriato formava parte di questa voglia comune cittadina urbana di poter portare avanti questa situazione, diciamo, no? Detto prima che neanche i tassisti si lamentavano della situazione, che la nostra città era un cantiere aperto. Devo dire che i tassisti sempre si lamentano di tutto, invece in questa parte di così. Penso che è diverso il sistema giuridico vostro, diciamo, per sviluppare l'urbanistica, è molto diverso del nostro. Se non c'è nessuno, io vi ringrazio e vi do appuntamento lunedì prossimo con il professor Veneri dell'Ocse. Buona serata a tutti.